tutti ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi recensiremo un'app stupenda riguardante i mondiali in Brasile che ci saranno a breve e si chiama World Cup News. Ma andiamo subito ad avviare l'applicazione. Allora, l'applicazione è suddivisa in varie sezioni, ovvero Top News, Upgrade, MyNews.is, Video, Match e Twitter. Ovviamente le news si possono switchare semplicemente con uno swipe a destra o a sinistra per tornare indietro o avanti. E possiamo ovviamente ricaricare la pagina, vedere le ultime notizie o le notizie degli ultimi giorni. Noi guardiamo le ultime notizie ed eccole qua. All'inizio potremmo settare anche la lingua, io ve lo sto facendo vedere in inglese perché l'ho settato molto velocemente anche per un mio piacere personale in inglese. Andiamo subito a vedere la parte top news, che è questa, la parte upgrade, se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'app, ma in questo momento non ce n'è. My News Is, l'applicazione appunto che si interfaccia attraverso questa applicazione. Video, potremo andare a vedere i gol salienti, i match disputati e tanto altro ancora. I match, ovvero tutti i match che si sono disputati e si disputeranno, quindi davvero una cosa molto buona e carina, perché potremo andare a vedere direttamente tutte le partite in cui la nostra squadra del cuore, in questo caso l'Italia, o anche se tifiamo altre squadre, cosa ha fatto praticamente in questo campionato. E poi abbiamo Twitter, ovvero le notizie dei giocatori che twittano praticamente su internet, i giocatori che parteciperanno a questo evento spettacolare, ovvero i mondiali. Ed ecco infine questa la versione italiana, ovvero top news, partite, video, storia, squadre, Instagram, Twitter e shopping. Ovviamente anche nello stesso modo si vedono le notizie. Apriamo una notizia per vedere appunto quali sono le novità che ci staranno aspettando nei mondiali di calcio. E qui vediamo ad esempio Cristiano Ronaldo preferito a Messi dagli sponsor. Tasto per fermare il caricamento o per tornare indietro. Abbiamo anche in italiano la versione per le partite, per i video, la storia, ovviamente il cammino degli azzurri in Italia in tutti questi anni, le squadre partecipanti, ovviamente tutto quello che riguarda tutte le squadre che parteciperanno a questo nuovo mondiale, Instagram, Twitter e shopping. Questo è tutto per questa applicazione. Qui abbiamo anche la schermata per cambiare lingua ed impostare appunto le novità solamente di una nazione. Io non mi resta che salutarvi, vi saluto, ci vediamo qui sempre su applezain.net. Alla prossima, vi lascio qui sotto il link per scaricare l'applicazione. Ciao!